I 5 Stelle a Cernobbio, dopo le polemiche per la sua partecipazione al forum, Luigi Di Maio dice pronti a parlare con tutti per raccontare la nostra idea di governo, ma nel movimento restano le tensioni sulla leadership. Claudia Mazzola. Arriva a Cernobbio con mezza giornata di anticipo Luigi Di Maio e ascolta l'intervento del Premier. Lui parlerà domattina insieme al segretario della Lega Salvini e al governatore della Liguria, il forzista Toti. Tempi tecnici per prendere le misure con un ambiente completamente nuovo e cominciare a stringere i primi contatti con quel salotto buono dell'economia e della finanza, più volte criticato da una parte del partito e della base, diviso anche adesso sull'opportunità della partecipazione di Di Maio al forum. Ma il candidato Premier in pectore, soprattutto i vertici, sanno bene che un movimento che aspira alla guida del paese non può prescindere dal fare i conti con questo mondo. I vecchi partiti si sono autodistrutti perché non avevano le mani libere per cambiare le cose. Quindi io credo che siamo l'ultima speranza e questa responsabilità, sia io che tutto il movimento, la sentiamo. Ed è per questo che è un nostro dovere parlare con tutti, anche con chi non la pensa come noi, e mantenendo le nostre idee. Ma a pesare